Cambio programmazione Mediaset dicembre, Uomini è sospeso, Terra Amara si allunga. Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di dicembre 2022. Le novità riguarderanno l'appuntamento con Uomini e Donne. La popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, che non sarà in onda per tutto il mese nella fascia del pomeriggio. Come da tradizione, infatti, diverse trasmissioni del Daytime di Canale 5 verranno sospese per la consueta pausa natalizie. Tra queste, spicca anche Pomeriggio 5 condotto da Barbara D'Urso. Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il mese di dicembre interesserà in primis l'appuntamento con Uomini e Donne. La trasmissione del primo pomeriggio si fermerà nelle giornate dell'8 e 9 dicembre 2022 in occasione del Ponte dell'Immacolata. Prima festa ufficiale del Natale. A seguire, poi, nelle settimane successive ci sarà un'ulteriore sospensione per il talk show dei sentimenti di Maria De Filippi. La trasmissione, infatti, non sarà trasmessa in occasione delle settimane delle festività natalizie e riprenderà la sua normale programmazione solo a partire da lunedì 9 gennaio 2023. Cosa andrà in onda al posto di Uomini e Donne da metà dicembre? L'appuntamento con il programma di Canale 5. Quest'anno, non sarà sostituito dai classici film natalizi. Mediaset, infatti, ha scelto di puntare sulla soap opera Terra Amara come sostituta della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi. Di conseguenza, da metà dicembre in poi, gli spettatori e appassionati di Terra Amara avranno la possibilità di seguire delle puntate extra large della soap opera turca, la quale sarà trasmessa nello slot orario che va dalle 14:10 alle 16 circa. E poi ancora, questo cambio programmazione Mediaset dettato dal periodo natalizio riguarderà anche l'appuntamento con il Daytime di Amici 22. Anche le puntate quotidiane che raccontano le vicende dei vari protagonisti della scuola più famosa del piccolo schermo saranno sospese dal palinsesto pomeridiano di Canale 5. Il Daytime di Amici 22 risulta cancellato per qualche settimana e tornerà in onda, proprio come Uomini e Donne, a partire dal 9 gennaio 2023. Stop in Daytime anche per un altro volto di punta del Daytime, trattasi di Barbara D'Urso. Alla guida del suo Pomeriggio 5. Il talk show si fermerà nelle settimane del periodo natalizio e sarà sostituito da una serie di film natalizi in prima visione. Al Mattino, invece, confermato l'appuntamento in diretta con Mattino 5, il Morning News di Canale 5 che in questa prima parte dell'anno ha confermato la sua leadership sul pubblico. Con una media di quasi 1 milione di spettatori al giorno e picchi che hanno raggiunto anche il 24%. L'appuntamento con Forum, invece, proseguirà in replica per tutto il mese di dicembre sia su Canale 5 che su Rete 4. Per quanto riguarda, invece, la programmazione del Prime Time di dicembre, è confermato l'appuntamento serale con il Grande Fratello VIP 7 condotto da Alfonso Signorini. Il reality show raddoppierà anche al sabato sera il prossimo 10 e 17 dicembre, ma la stessa cosa non accadrà nella serata del 25 dicembre. Il sabato della vigilia di Natale, in Prime Time su Canale 5, andrà in onda un concerto evento speciale che vedrà protagonisti i tre tenori del volo. Spetterà a loro, quindi, tener compagnia al pubblico Mediaset nella prestigiosa serata del 24 dicembre. Il Grande Fratello VIP, però, proseguirà sempre di lunedì sera e tornerà così all'appuntamento singolo. Per quanto riguarda, invece, la programmazione di Prime Time di Italia 1, è prevista la messa in onda di alcuni classici del periodo natalizio. Tra questi figura Una poltrona per due che, anche quest'anno, sarà in onda nella serata della vigilia di Natale. Su Rete 4, invece, confermati gli appuntamenti con i talk show politici, tra cui quello con Zona Bianca. Il programma condotto da Giuseppe Brindisi. In Daytime è confermato anche l'appuntamento con la soap Tempesta d'Amore, la messa in onda non sarà sospesa in occasione delle feste natalizie. La fortunata soap tedesca sarà regolarmente in onda nella fascia oraria delle 19:50. Subito dopo l'edizione serale del TG4, dove ottiene una media di quasi 800.000 spettatori al giorno e picchi del 5% di share.
betono, underground, no, șapte-am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul, și acum rap-ul-i moda, oh, nu, așa e. Și zici că stom for, la cum mă comport, întreabă asta nu-i loc de confort, rigor ce-o mor tot. Sunt un crucișător, lansând rachete aerosol, încă de când el era broc și se uza de aerosol. De când avea mol, de când nu știai ce-i un miscol, de când ascultam gangsta rapper bază pe pistol. Dacă nu înțelegi textul, sună pe Irina Nistor. Vă întâlniți în Tristor la 0 grade viscol. Nu tag nici stins mort, o să mă auzi prin sol. Transpir hip-hop prin pori, bile mari, țintor. Că știi că după trimit ciocanul mare înspre cer și dau jos carul mare.